Ora avremo l'occasione di analizzare da vicino un gioco che scommetto che pochi di voi conoscono, la Palla 21. La variante dei giochi sferistici oggi praticata in Val di Farma, fra Siena e Grosseto, nei borghi di Piloni, Scalvaia e Torniella. Un gioco particolare in cui non ci sono arbitri, ma le contese vengono decise a suon di berci, cioè di urla, e dove gli spettatori possono diventare parte attiva del gioco. Gli abitanti dei paesi della Bassa Toscana hanno ridato vita a questa tradizione grazie a una serie di tornei estivi che coinvolgono la comunità fin dagli anni 70. Ce ne parla Andrea Giacomelli, esperto di tutela e promozione di risorse poco note. Grazie, buongiorno. Procediamo. Allora, qua la presentazione è un po' in due tempi. Questo è un'occasione particolare per noi come anno, spiegavo anche ad alcuni colleghi prima, perché 10 anni fa siamo stati qua al Festival Toccati a portare questo gioco e la cosa nacque nell'ambito di nell'onda, diciamo, di una manifestazione un po' particolare, perché dai paesini che nominava Anna Maria andammo negli Stati Uniti a far vedere questo gioco a Chicago, quindi era un po' stata un'esperienza di cui poi vi dico meglio. Nell'onda di questo decennale, quest'anno abbiamo fatto vari eventi e ci fa quindi molto piacere anche poter tornare al Festival. La presentazione l'ho studiata su una mezz'oretta e penso che, dato il vento, vada bene, poi rimango comunque qua. L'idea sono un po' in due tempi. Uno è spiegare anche un po' prima chi siamo noi come gruppo che porta avanti queste iniziative e dopo entriamo poi nel vivo del gioco praticato con la pallina che vedete qua. E quindi procediamo. Anzitutto poi chi siamo, presentiamoci, qua tutto scritto, non si va nei dettagli. Peraltro non sono nemmeno un giocatore, nemmeno nato in uno di questi paesi, però diciamo, da 10 anni, avendo dei parenti di lì, ho iniziato a interessarmi. Sarei un ingegnere ambientale, tendenzialmente lontano dall'idea di cose di sociologia, di antropologia, di ricerca di questo tipo, però con un'attenzione al territorio, perché mi occupo di cartografia, di mappe, quindi un po' questo non è, ci interessa approfondirlo, ma un po' avremo un taglio e delle mappe. Mi trovo in qualche modo da una decina d'anni a fare un po' da collante tra persone anche che vivono in parte nei paesi, in parte staccate, e sono un gruppo abbastanza eterogeneo. Quindi qua dentro c'è, vedete un po', volutamente ho messo così, foto, parte di persone appunto tra più o meno anziani dei paesi, piuttosto che giovani e neonati, per dire che siamo un gruppo variegato che con vari ruoli, diciamo, portiamo avanti i progetti di cui poi vi dirò. E in questo, qua non si vede un po' in breve, comunque, tra due siti di pbinco.org con la K o attivarti.org, vi rendete conto di quello che si fa, oltre anche agli aspetti di valorizzazione del gioco, in cui però il gioco della palla è stato un po' la parte trainante. Nel fare tante iniziative anche di comunicazione, cioè oltre a praticare il gioco, poi di promozione, di comunicazione, di corsi, di convegni scientifici, a volte la gente rimane un po' spaesata su che facciamo effettivamente, tutto, perché magari a volte spieghiamo anche cosa non siamo, cioè non siamo accademici, nel senso che comunque viviamo nelle realtà dei paesi e queste cose le facciamo, però poi andiamo anche a presentarle in spazi anche di ricerca. Non siamo, per una parte di cose che facciamo sull'ambiente, spieghiamo che non siamo ambientalisti, non perché non ci interessi l'ambiente, ma perché non facciamo cose sfegatate, mettiamo così, queste sono un po' delle estremizzazioni. Cioè, si mettono insieme tanti aspetti per fare complessivamente l'idea di tutelare e promuovere, anche a volte con progetti finanziati, quelle che sono risorse minori o poco note su cultura, ambiente e innovazione libera. In questo caso la palla per noi è un po' arido, ma dovendo spiegarlo in uno statuto, è una risorsa culturale, non la vediamo come una risorsa sportiva, essendo un gioco. Per fare questo portiamo avanti 3 linee di attività, una parte di ricerca, non solo scientifica, perché saremmo altrimenti dei tecnici, facciamo una parte anche di innovazione, portando anche a fianco di un aspetto tradizionale aspetti innovativi di informatica, di web e quant'altro, a volte anche di riscoperta, cioè magari venendo dalle città dicevo, ho scoperto una cosa che è una pratica quotidiana nei paesi, quindi più una riscoperta che un'innovazione. Tutto questo con molta attività di comunicazione e
partecipazione dei gruppi con cui si collabora. E questo è uno dei momenti, questo sembra strano, ma è un finale di un workshop di informatica, però c'era dentro gente che suonava. A livello di aspetto ludico ci siamo trovati anche, per i vari aspetti che seguiamo, per esempio in qualche modo a creare dei giochi ambientali, tra virgolette. Questa è una piccola divagazione, ma vi spiega un po' il quadro e poi veniamo sulla palla. Questo per esempio è legato a un altro progetto, in effetti nato dai territori dove si gioca questo gioco, chiamato Buiometria Partecipativa. Queste sono misure partecipate, dando il sensore alle persone, di inquinamento luminoso. E questo si è fatto per il fatto che la zona della Bassa Toscana di cui siamo è una delle zone in Italia con la miglior qualità del cielo notturno. Nel fare questo, oltre alla parte scientifica, abbiamo tirato fuori un modellino che è un simulatore di fatto di illuminazione. E quindi questi sono, se vogliamo, vari aspetti ludici di quello che facciamo. Ci piace la musica e partiamo a vedere un po' dove siamo. Questa è la nostra base principale, quindi la Val di Farma. Se prendete una riga tra Siena e Grosseto e prendete un punto a metà, siamo lì. È un modo semplice per arrivare. C'è un 40 minuti a sud di Siena. La zona ha una bassissima densità di popolazione. I tre villaggi, Torniella, Pidoni e Scalvaia, fatta la somma, che sono i tre borghi principali, non arrivano oggi a 400 persone, credo. E quindi è un po' una grande foresta. Questo era solo per dire che a partire da questo evento del 2007, in cui si portò il gioco a Chicago, e poi è nata tutta una catena di eventi legati sia al gioco che all'altra attività, che ha avuto spesso visibilità nazionale, quindi portandoci anche in varie località. Cioè, siamo di base in un paese, però poi ci piace confrontarci anche con ambiti aperti. Ora dovrei fare un cerchio colorato nei punti dove abbiamo anche portato la pallina, ma questi ormai 10 anni dove vado la porto, e si cerca sempre di incoraggiare chi troviamo al gioco. Fatto questo era un po' un cappello iniziale. Diciamo che abbiamo questa attività in cui il gioco è stato un po' un fattore scatenante come livello di interesse, e da qui sono poi successe cose anche utili e positive sia per la zona che per chi ha partecipato anche da fuori. Per quanto riguarda proprio il discorso di promozione del gioco della palla, spiegavo prima che nel 2007 siamo stati, come si vede questa foto a fianco, uno dei ragazzi che partecipavano, che alla giornata finale dei giochi è stata fatta al Millennium Park di Chicago, e quindi era un momento un po' particolare, venendo da questi micro borghi, andare a confrontarsi col gioco in questi spazi, formando anche in strada una squadra di palla locale lì. Successo, da una parte avevamo preso contatti con la federazione di handball prima di partire per fare dei contatti, poi questi sono venuti a vedere, sono andati via, gli altri ragazzi che passeggiavano per la strada ci hanno visto giocare, il giorno dopo sono tornati per giocare. Da qua, dicevo, c'è stato poi tutto un filone, diciamo, non necessariamente continuo, non abbiamo un programma per cui ci diciamo che tutti gli anni dobbiamo fare manifestazioni di questo tipo, però nel tempo si è sviluppata un po' una rete anche di confronto, di contatti con altre realtà. E quest'anno ci troviamo appunto nel decennale di questa attività. Anzitutto, per venire al gioco vero e proprio, c'è il tema del nome. Cioè, se vi muovete in questi paraggi, qualcuno lo chiama Palla 21, qualcuno lo chiama Palla E. Io, per non sbagliare, quando scrivo in documenti più o meno ufficiali, metto sempre tutti e due i nomi. Però chiaramente l'Italia è il paese dei particolarismi, la Toscana vince di più, per cui anche in un gioco diffuso in 6 microcomunità sono due nomi differenti. E qua evidenziato con gli ovali i nomi, quindi i paesi della Val di Farma, che sono questi nella parte, diciamo, cerchio blu, lì si chiama Palla A21. Nei paesi, gli altri tre borghi attuali, Ciciano, Tirli e Betulonia, si chiama Palla E. La differenza del nome è legata, diciamo, a Palla E, è legato al fatto che quando si leva la mano per battere, per mandare la palla, il giocatore chiama Ehi! E quindi da qui il nome. Palla 21 è un po' più, diciamo, intellettualoide, se vogliamo, è legato al punteggio, contando, diciamo,
i giochi vengono segnati come numeri 7, 14, 21 e quindi palla a 21 per il punteggio. Dopodiché le regole sono identiche. Vediamo un po' in 8 passaggi un po' degli scorci del gioco. Anzitutto la raccomandazione numero 1, come vedete la palla è abbastanza piccola, quindi con la palla che viaggia su una piazza di 40-50 metri non è automatico seguirla in tutti i momenti. La raccomandazione data a chiunque non sia nato nel paese che viene a vedere il gioco da fuori è sempre seguire la palla. In questo caso se l'erano anche persa perché sono con le mani nei capelli per il fatto che hanno fatto qualcosa. La pallina che non si vedeva nella foto è quella che ho anche qua, quindi è, diciamo, saranno un 4 cm di diametro, un 35-40 grammi di peso, è costruita a mano perché essendo molto piccola, diciamo, la dimensione del gioco, diciamo, non esiste la fabbrica delle palline come tanti altri oggetti, diciamo, ludici, e praticamente come componenti, diciamo, gli ingredienti della palla c'è un nucleo di piombo, circa una ventina di grammi, un elastico, lana e poi pelle, e quindi viene cucito. Quello che è interessante nel tempo, seguendo il gioco, è vedere come sono cambiati i materiali e anche un po' le tecniche di costruzione. Cioè, quando si giocava, questi sono i racconti chiaramente, diciamo, dei nonni, ma il piombo una volta era lo sfrido delle saldature dei tubi, degli idraulici, piuttosto che l'elastico era qualche copertone vecchio. Oggi è tutto materiale che viene comprato, però anche se c'è sempre un'attenzione un po' al materiale, per esempio sulla pelle, uno dei costruttori ha un amico che ha un negozio di arredamento, quindi questo c'ha i campionari dei divani, quindi la pelle sono i campionari del catalogo dei divani, e quindi vengono fuori poi anche colori a volte esotici per il fatto che la pelle arriva da lì, è partito un bicchiere. E poi, diciamo, questa la cucitura come la vedete qua è cucita più o meno come una pallina da baseball. Le palline molto antiche venivano fatte, diciamo, come quattro spicchi, diciamo, di forse un arancio cucito, quindi sono varie tecniche. Su questo si confrontano i costruttori che oggi attivi sono 2 o 3, sono pochi. Il campo non è un campo, diciamo, nelle regioni dove, come non so, alcuni di voi sapranno, altrimenti i giochi di palla, diciamo, a pugno erano diffusi in tutta l'Italia centro-settentrionale e poi in Europa, quindi nelle regioni ricche avevano poi costruito gli sferisteri. La Maremma non era una regione ricca e anche ora non è tra le più ricche, quindi non si costruivano gli sferisteri, si giocava a palla dove si poteva, quindi viene giocato nella piazza dei paesi tal quali. Vengono giusto fatte delle righe con la vernice all'inizio della stagione dei tornei per delimitare i falli, poi si gioca e poi viene fatto un minimo di protezione dei lampioni che una volta non c'erano, quindi in modo molto artigianale si sono anche costruite delle mega pertiche per andare poi a mettere queste scatole di cartone sopra le luci. Insomma, diventa quasi un gioco anche la preparazione del campo. Un altro aspetto interessante è che non c'è nessuna separazione tra giocatori e spettatori, quindi il pubblico si trova di fatto dentro la partita. Questo è un caso di un giocatore che di slancio è andato in mezzo alla gente. Il campo versione B, visto dall'alto, questi sono i 6 paesi dove si gioca ora, quindi le foto non sono in scala, quindi le dimensioni sono diverse. E vedete anche un po' la forma proprio che assume il campo di gioco legato proprio alla morfologia dei paesi. Quindi a Piloni, Vetulonia, Tornella e Scalvai, cioè in realtà Piloni, Tornella e Scalvai e Vetulonia si giocano in una piazza, in uno spazio comunque delimitato. Scalvaia, Tirli e Ciciano sono degli ibridi, nel senso che sarebbe anche una strada proprio di transito. In particolare Ciciano si gioca nella strada provinciale, c'è questa situazione in cui i mezzi vengono fermati, la gente non è una strada di grandissimo transito, in qualche modo viene regolamentato il traffico durante le partite. E per dare un'idea delle dimensioni, in realtà Torniello è uscito piccolo, ma il campo direi più grosso, che sono una 50ina di metri.
mentre più piccolo, tutto sommato, tra Vitrone e Scalvaia siamo, sì, saranno 40, poi molto più stretti. E ognuno, per il fatto che si gioca nella piazza com'è, ha peculiarità legate al fatto che poi c'è il cespuglio piuttosto che il terrazzo. Le regole del gioco, che sono uguali nel segnare i punteggi, cambiano magari, cioè, allora, se la palla esce sopra il terzo scalino e poi riscende sotto il quinto, cioè, ci sono tutte delle piccole varianti per cui ci possono essere punti o falli dati, che chiaramente sono situazioni non replicabili da un paese all'altro e a volte fanno un po' apposta anche a confondere l'idea, ma insomma fa parte del gioco. Questi sono degli esempi proprio della battuta della palla, quindi detta il mando, dal mandatore. Il mandatore della squadra, ricordiamo, sono 5 persone che si confrontano, e il ruolo un po' più specifico, mentre gli altri sono abbastanza intercambiabili per mandare, cioè bisogna saperlo fare. E ci sono varie tecniche, chi da sotto, chi di traverso, chi da sopra, e quindi questi sono momenti di avvio del gioco. Foto di vari anni comunque. Quando poi la palla è in gioco, diciamo, i principi di base sono praticamente questo gioco di palla 21, come altri giochi con le calce, sono antenati del tennis, quindi di fatto si palleggia con la variante che non c'è una rete, ma c'è una linea immaginaria che viene, si sposta. E ora qua spiegarlo a voce evito di farlo perché non si spiega bene, piuttosto se lo si guarda poi dal vivo, oppure anzi invito poi dopo, visto che ci sono i giochi dal Friuli e dal Lazio simili qua nella via Viviani, si può anche andare a vedere lì e ci saranno delle analogie. E qua sono un po' vari momenti di gioco, di particolarità. Per esempio, questo è un vicoletto che è a fianco alla chiesa di Piloni. Qua viene messa questa una tavola di traverso a un'altezza di un po' sopra i 2 metri, poi c'è il vicolo che sarà lungo 5 metri, e in fondo viene messa un'altra tavola alta, non so, 50 centimetri. Quindi la regola è che se la palla che viene mandata da questa direzione passa sopra la tavola di sopra, allora si rimanda. Se la palla passa sotto ma esce di fuori diventa fallo, se invece può essere buona. Addirittura a tirli praticamente c'è una porta, il campo è molto lungo, comunque c'è una porta che vede proprio in faccia di rimpetto al mando, ma questa è a 50 metri buoni, poi la lasciano aperta perché fa campo, quindi in teoria uno potrebbe anche entrare in casa e rispondere da dentro. Queste sono, che ci sia entrata l'ho vista andare, rimandarla no, ma insomma ci sono tutte queste piccole varianti del gioco. Parlavo prima appunto delle cacce che vengono segnate per delimitare poi la linea di metà campo nel momento in cui le squadre si scambiano per andare poi a segnare i punti sulle cacce. Le cacce vengono segnate con gesso, in realtà in effetti proprio, cioè, il rituale, la segnatura rituale della caccia, perché ci sono nella piazza in genere 2 persone dette caccini, tipicamente ragazzi, cioè, chi vuole, col gesso in mano, che non necessariamente sono vicini al punto dove la palla viene fermata e quindi deve essere segnato il segno, quindi un po' il gesto rituale, il giocatore praticamente sputa per segnare all'inizio questa linea per essere sicuro, cioè, questa l'ho segnata io, e poi va, se si trova lontano vanno lì col gesso. È anche poi interessante vedere i tipi di gesti, perché se si giocasse in città mi aspetterei di vedere i gessetti della cancelleria tutti tondi, oppure quelli presi a scuola, invece qua, siccome ci sono tanti artigiani che hanno ditte, dili eccetera, portano blocchi di gesso industriali che poi spaccano, tutti piccoli aneddoti. Questo è l'arbitro. L'arbitro non c'è, che non so se voi ce l'avete l'arbitro, sì. E quindi una delle peculiarità, ora a livello di somma di giochi non ho la statistica che magari avrà il festival di quanti sono i giochi in cui non c'è un arbitro, però questo è un caso di gioco di squadra in cui appunto l'arbitro non esiste. E questo fa sì che tutto quello che succede deve essere risolto tra i giocatori, a volte anche un po' il pubblico può partecipare, ma in realtà non è il ruolo del pubblico.
e poi diciamo fa parte anche del gioco proprio quello che succede alla fine dei tornei. Cioè, i tornei si svolgono normalmente, sì, di fatto sono tutti i quattro fine settimana di agosto, e poi gli altri paesi che sono Tirli e Vitulonia, che essendo più vicini al mare sono anche più vicini alla stagione turistica, quella balneare, quindi molte delle persone o devono lavorare o hanno ristorato, quindi questi in genere mettono i tornei o prima o dopo, questo viene deciso di anno in anno. Comunque sul torneo di due giorni il finale è sempre la cena dove c'è la premiazione, questo di fatto fa parte un po' del gioco anche questo. E dicevo che nell'assenza dell'arbitro, essendo in una regione diciamo abbastanza sanguigna, in una parte abbastanza sanguigna di una regione sanguigna, le situazioni non si risolvono proprio, diciamo, nota bene, non mi risulta che ci siano mai state denunce, risse, quindi alle mani non ci si arriva, però no, non potendo arrivare alle mani questa energia deve andare da qualche altra parte, tipicamente a urla, tipicamente non riferibili in questa sede. Diciamo. Comunque, e questo si chiama, cioè il verbo toscano, il berciare, che sarebbe urlare proprio sguaiatamente, quindi in questo ho provato, parlando con Claudio Spinosi, che è stato un po' il mio mentore sul gioco, è stato un grande giocatore da fine anni 70 ore, compiliamo un po' anche, facciamo un po' di documentazione, quindi dimmi i berciatori storici, quindi così, in un aperitivo abbiamo tirato fuori un po' di nomi, alcuni dei quali ho conosciuto anche io, altri no, qualcuno questo anche col soprannome dove è reperibile, quindi Alessandro Tosi, detto Bandone sarebbe la saracinesca, Andrea Bartalucci, il Bata, poi c'è Pio Spinosi, che è il babbo di Claudio, chiamato Padre Pio, perché è un po' un'autorità, e dove è possibile abbiamo messo un po' di date di nascita, soprannomi, questo Lanfranco Ganozzi, detto Zizzania, immaginerete voi diciamo, quanto sarà stato diplomatico o il fair play di queste persone per avere questi soprannomi. E poi anche di alcuni va detto anche un po' la specialità nel litigare, cioè, allora questo Stefano detto il Pizzini, quando c'era, cioè dove c'è la caccia era qua piuttosto che noi era qua, anche magari di 3 centimetri, però bisogna andare a argomentare perché magari poi ci sono anche quelli furbi che lo fanno anche, no, che vogliono prendere fiato, no? Ci sono tutte delle strategie. E questo Alessandro Panti di Ciciano dice non ti dava fallo nemmeno se gli davi una pallata in un occhio, dice fallo, dice, no. E quindi questi sono i modi un po' di spiegare il tipo di personaggi, e questi per avere poi un po' un'idea della dinamica e dell'espressione. Ho provato anche a fare qualche registrazione, però non è semplicissimo, cioè più che altro ti fai la registrazione di 6 ore di torneo del pomeriggio e poi bisogna andare un po' a pescare, quindi è un lavoro lungo, e non sempre poi viene fuori l'espressione che è là, come dire, da documentare. Però questo vi dà un po' un'idea di situazioni che ci sono durante le partite. E quindi, tra l'altro, l'altro aspetto interessante, essendo il gioco, non ci sono categorie di età, quindi può capitare di vedere squadre diciamo, dal 14enne messe insieme col 50enne e ti trovi anche, come dire, il 14enne che va a urlare al 50enne, no? Si creano cose che magari non sempre ci sono, e qua situazioni variegate. Tutto questo si svolge sia diciamo, nel campo durante la partita, e chiaramente il dopo partita continua, diventa quasi rituale, e ci sono situazioni diverse di discussioni uno a uno, quando magari questi sono poi casi dove c'è qualcuno che magari all'inizio aveva detto questo è fallo, cioè quegli altri avevano detto che non era fallo, dopo 6 minuti di discussione gli dà ragione, a questo punto tutti quelli dell'altra squadra dice vai torna a casa tua, no? Cioè, e questi sono ancora altri momenti di questo tipo, quindi un po' più o meno esagitati, queste sono poi code di consolazione piuttosto che di consigli. A seguire, qua ho fatto un po' un collage di foto di qualche anno, ora qua c'è questo per esempio, questo qua è rimasto in terra perché si è magari buttato per fermare la palla, ora lì lui non si muove, fino a che non è stata risolta non si deve muovere, se no si lascia la posizione e quindi uno a quel punto avrà perso.
qua c'è anche una maglietta di responsabile torneo, che sono, a volte si vogliono dare dei ruoli che in realtà poi diciamo, non funziona proprio con il responsabile del torneo. Oltre ai giovani ci sono anche poi tutti i commenti degli anziani, e anche mi è capitato di sentire poi parlare una signora una volta che non avevo mai sentito commentare, e scopri che anche loro conoscono, vivono il gioco come i giocatori. Idem come sopra, l'altra parte interessante, anche qua sarebbe interessante confrontarsi nelle statistiche con altri giochi che non conosco, ma qua è uno dei giochi dove si beve e a volte si fuma durante il gioco, c'è anche il mandatore, c'è un bicchiere, manda questo una volta col fiasco, ora col bicchiere di plastica. E questo poi è l'ultima collezione, proprio come quelle di moda, Merci 2017, c'è una ragazza di Piloni che ha iniziato a studiare proprio come fotografa, allora le ho chiesto se mi dava a fare i reportage un po' fatti meglio, e quindi è anche un occhio diverso nel vedere questo tipo di situazioni, di espressioni, e queste sono un po' persone di tutti i paesi. Quindi questo è il mitico bandone, quello di Vettulonia. Quando nel 2007 si studiava questa missione verso Chicago, diceva allora chi è che potrebbe venire, chi sarebbe interessato, e la mia idea era interessante avere una rappresentanza di qualcuno di tutti e sei paesi, in modo da essere un po'. Allora disse, ma Vettulonia chi c'è? Ho sentito che c'è questo bandone. Fa, no, bandone no, non lo volevano portare perché temevano poi il comportamento in piazza. E questo era un po' una carrellata. Ora, come prossimi eventi, dove poi il gioco, cioè i tornei sono finiti, dicevo, quest'anno sono stati da metà luglio alla fine di agosto, l'ultimo era il 26-27, e gli allenamenti, cioè, d'inverno non vengono fatti, anche perché non ci sono spazi al chiuso per provare, per cui in genere si comincia verso fine aprile, a cavallo del primo maggio. Questo non vuol dire che non ci siano poi spazi dove riproporremo il gioco, quantomeno per spiegare che c'è e far vedere la palla o due scambi. Abbiamo scoperto poi che tanto è vero che i giocatori veri mandano a 80 metri se gli pare, però se bisogna spiegare il gioco a un profano va bene, si può fare anche da qui a lì, quindi ci è capitato di farlo anche in spazi chiusi. Però dicevo che ci muoviamo un po', per cui per dirvi giusto i prossimi eventi di riferimento per noi, ora proprio giovedì saremo a questa riserva del Belagaio, che è una riserva della ex forestale, una dei carabinieri, che è in mezzo alla valle, un posto abbastanza suggestivo, c'è un castello, c'è un allevamento di cavalli e maremmani, e saremo lì con una giornata legata più alla parte nostra ambientale, però poi non potrà non esserci la pallina, oltretutto è vicino a casa nostra, quindi ci saranno anche un po' di giocatori. Fine settembre a Frascati, sempre. Ora stiamo cercando di fare questo festival d'inverno che abbiamo fatto l'anno scorso, questo è stato un po' strano, nel senso che d'inverno la nostra è una regione più, almeno quella parte della regione più frequentata d'estate, abbiamo fatto un festival d'inverno di 3 giorni la settimana prima di Natale, quindi una cosa un po' strana. E quindi là ora si punta a fare un'edizione numero 2, dove riproporremo per esempio un'attività che è stata interessante quest'anno, è stato questo, abbiamo fatto 2 volte un corso di costruzione della pallina, e quindi questo magari si potrà riproporre anche lì. E poi si entra un po' nella questa questione della buiometria che vi dicevo, ma altro tema, avremo 10 anni a giugno, e comunque da fine aprile ricominceranno poi gli allenamenti con i giocatori veri. Se qualcuno poi fosse interessato a capitare giù, ci possiamo vedere lì o dove preferite, altrimenti. Io per la giornata rimango qua, poi senz'altro voglio andare a visitare, diciamo, i colleghi, mettiamo qua in via Viviani con le dimostrazioni di palla. E questo è, diciamo, c'è un sito da cui seguire comunque le iniziative, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille al nostro ospite, a cui volevo consegnare il nostro cadeau con i ringraziamenti del Festival per aver partecipato al nostro forum. Ci rivediamo oggi pomeriggio alle ore 15 per gli interventi del pomeriggio. Ciao a tutti!